Europa, la principessa Europa, era figlia di Agenore, re dell'antica città di Tiro, e come tutte le principesse era bellissima. Zeus, dio del tuono e padre degli dèi, famoso per le sue conquiste, vedendola in spiaggia raccogliere dei fiori con delle compagne, se ne innamorò e decise di farla sua. Si trasformò allora in un meraviglioso toro bianco dalle corna dorate. E per poterlo avvicinare senza destare sospetti, chiese ad Hermes, il suo messaggero, di deviare i buoi del padre verso la spiaggia. Una volta lì, le si prostrò ai piedi, invitandola a salirgli sul dorso. La fanciulla, colpita da tanto vigore e da tanta docilità, decise di fare del toro la sua cavalcatura, cadendo così nella trappola di Zeus, che infatti, prendendo il largo, la rapì, portandola sull'isola di Creta. Qui finalmente le rivelò la sua identità e tentò di usarle violenza, ma Europa resistette. Zeus, che mai avrebbe accettato un rifiuto, si trasformò allora in aquila. La inseguì e riuscì a farla sua in un boschetto di salici. Da quell'unione nacque Minos, il famoso re di Creta. Che fece costruire da Dedalo un labirinto per nascondervi il figlio mostruoso, mezzo uomo e, guarda te, mezzo toro. Questa è solamente una delle tante storie raccontate nei meravigliosi affreschi di Palazzo Barbò.